Signore e signore, cari amici, cari utenti, buongiorno a tutti. Ben ritrovati sulla piattaforma Google Meet, Stefania Grasso Fotografia. Siamo ancora a distanza, però questo non ci impedisce di incontrarci, seppur virtualmente, di organizzare dei brevi incontri, delle piacevoli chiacchierate per condividere dei momenti culturali. Quest'oggi vi parlerò di un progetto intitolato Arte in Quota, che era un titolo già lanciato qualche anno fa, per presentare alcuni progetti culturali, artistici nella mia piccola dimora di Cervinia. Eravamo partiti con un progetto letterario Tra luce e tenebra, una fotoantologia scritta da Alessandro Garella e curata con le mie fotografie. Poi questo progetto purtroppo per vari motivi non ha più potuto proseguire ed ecco oggi che lo rilancio, lo voglio rilanciare. Questo perché ho avuto occasione di fare delle belle gite tra il Piemonte e la Valle d'Aosta, per poi frequentare zone di montagna, dove ho avuto il piacere immenso di scoprire dei capolavori artistici di cui non avevo conoscenza prima. Questo ai piedi del Monte Rosa, adesso andremo a vedere le località con una breve slideshow che ho visitato e che ho fotografato. Ecco la presentazione in PowerPoint Arte in Quota, il giudizio universale ai piedi del Monte Rosa. Vi auguro una buona visione. Ecco. Adesso lancio subito la presentazione. Noi siamo abituati dalla nostra zona da Praroro a vederlo così, il Monte Rosa, nel suo splendore, imponente, dominatore del Piemonte. In realtà questa bellissima montagna fa da cornice a località piemontesi e valdostane, accomunate dalla bellezza di affreschi ritraenti il giudizio universale. Ma entriamo subito nel dettaglio a vedere le zone che ho fotografato. Ecco le tre località in direzione del Monte Rosa che presentano chiesette molto carine con il giudizio universale. Riva Valdobbia, in Piemonte, a pochi chilometri da Alagna Valsesia, che offre vista sul Rosa specialmente dalla frazione Gabbio, dove si trova una spettacolare pista di fondo che porta ad Alagna attraverso il bosco. Giungiamo quindi ad Issim, in Valle d'Aosta, nella valle dell'Iss, in direzione di Gressoney, e il nostro tragitto terminerà a Ligno, in Val d'Ayas. Ecco a voi una panoramica delle tre chiesette che ho fotografato. Abbiamo la parrocchia di San Michele a Riva Valdobbia, la parrocchia di San Giacomo a Issim e la chiesa della Dolorata di Ligno. Partiamo proprio dal Piemonte, da Riva Valdobbia, siamo a quota 1112 metri con gli affreschi del giudizio universale della chiesa di San Michele, opera di Melchiorre d'Enrico, il fratello minore del noto pittore valsesiano Tanzio da Varallo. Quest'opera è stata realizzata verso la fine del 1500, è una visione dove predominano degli elementi naturali, il cielo e la terra, rispettivamente simboli di paradiso e di risurrezione. E poi abbiamo l'abisso dell'inferno. Rispetto agli altri giudizi universali della Valle d'Aosta, qui il nostro occhio nota subito l'arco iridato che indica l'alleanza tra Dio e il popolo. Ecco, qui entriamo nei dettagli realizzati con una Nikon D5000 con un teleobiettivo 70-300 mm, dove sono riuscita in questo caso a cogliere i dettagli dell'inferno, quindi le anime dannate, che richiamano, se vogliamo, i versi del terzo canto dell'Inferno di Dante. Siamo nell'anno dove abbiamo celebrato Dante 700, quindi magari leggo qualche versetto di questo canto. Quivi sospiri, pianti e alti guai risuonavan per l'aere senza stelle, perché io ricominciai nel lagrimai. Diverse lingue, orribili favelle, parole di dolore, accenti d'ira, voci alte e fioche,
e suoni manconelle facevano un tumulto, il qual s'aggira sempre in quell'aura senza tempo tinta, come l'arena quando turbo spira. Figura di spicco di quest'opera è sicuramente l'arcangelo Michele, in veste di condottiero che ha il compito di giudicare le anime. Mentre gli angeli chiameranno i morti alla risurrezione, accompagnandoli verso il cielo, verso l'arco iridato. Ecco che qui ci avviciniamo ai colori nel dettaglio di questo bellissimo arco raffigurato nella parte superiore della chiesa. Alla visione, alla contemplazione di Dio morto in croce e risorto per la salvezza dell'umanità. E giungiamo così in Valle d'Aosta. Arriviamo in Valle d'Aosta all'uscita di Pont Saint-Martin e imbocchiamo la Valle dell'Is, dove subito troviamo, salendo sulla nostra destra, il giudizio universale di Perlo a 661 metri di quota. Abbiamo qui raffigurata la chiesa del Santissimo Salvatore, opera del pittore Ferrerio del 1667. La conformazione delle strade tortuose di montagna purtroppo rende difficile accostare con l'automobile e fotografare tranquillamente. Bisogna tener conto anche in questo caso del deterioramento dell'affresco nella parte anteriore. Sicuramente tutti sapete del bilinguismo della Valle d'Aosta, le indicazioni sono scritte solitamente in italiano e in francese, in doppia lingua, notate tuttavia qui nella Valle dell'Is delle scritte in tedesco. Questo perché abbiamo una popolazione di minoranza valser, come del resto ad Alagna Valsesia, Riva Valdobbia, e quindi qui si parla un dialetto di derivazione tedesca. Giungiamo così a 953 metri di quota a Issim, dove troviamo la parrocchia di San Giacomo con l'affresco del Giudizio Universale realizzato da Francesco Biondi da Ginevra. Qui siamo attorno al 1700 e questa chiesa ha subito dei restauri continui, degli interventi di recupero molto frequenti. Ecco, mentre a Riva Valdobbia predominavano elementi naturali, qui a Issim abbiamo una raffigurazione di una città, Babilonia, in una scena del tutto apocalittica. Questa parte è la parte centrale dell'affresco dove si trovano una serie di angeli musicanti che richiamano i morti alla risurrezione. Tutti gli affreschi del Giudizio Universale che qui vediamo fotografati hanno ovviamente sempre in comune le scene di inferno, purgatorio e paradiso. Tuttavia, se andiamo ad analizzare particolari come questo di Sim, notiamo ritratti di figure che esprimono maggior tranquillità, fede e contemplazione. La fede che si manifesta attraverso la preghiera, come si afferma del resto recitando il Padre Nostro, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Notate anche la gestualità, le mani in alto a destra, quanto esprimono il senso di profonda devozione e contemplazione. Ed eccoci arrivati in Val d'Ayas, a Ligno, frazione del comune di Ayas. Qui saliamo decisamente di quota, arriviamo a 1630 metri, dove troviamo la chiesa dell'Addolorata, con gli affreschi del Giudizio Universale realizzati dal pittore aostano Franz Curta nel 1875. Lignone è un borgo molto bello, è un po' stretto, ovviamente tutto ciò non impedisce una veduta intera della chiesa. Abbiamo la consueta visione di insieme, inferno, purgatorio e paradiso, notiamo alcune figure di santi, degli apostoli. Sulla sinistra in alto c'è Santo Stefano Martire, vestito di rosso, il rosso simboleggia il martirio. Sulla destra abbiamo altre figure come il Papa, potrebbe essere, oppure anche San Pietro e l'Arcangelo Michele al centro con la spada che sta richiamando le anime per il giudizio universale.
Nella parte superiore della chiesa troviamo la figura di Gesù insieme a sua madre Maria e l'arcangelo Michele, ecco qui colto nel dettaglio con queste bellissime ali in azzurro, in violetto al centro. Sempre questa con una Nikon D7100 con una lente da 55-300 mm per cogliere al meglio i dettagli. E parliamo proprio della serie, dei dettagli, dei primi piani. Qui abbiamo la scena della dannazione, dove c'è comunque un'immagine dove troviamo un'espressione di un'anima assegnata che comunque sembra chiedere pietà nel giudizio universale. Ecco, dicevo prima, questo personaggio potrebbe rappresentare il Papa. E poi abbiamo tutta una serie di visioni angeliche innocenti che accompagnano alla risurrezione. Mi soffermo un momento sul volto della madre di Gesù, di Maria, il suo sguardo intento alla preghiera perché venga usata misericordia nel giudicare. Vi ringrazio per l'attenzione, sono disponibile per ulteriori approfondimenti, per organizzare anche eventi in presenza all'indirizzo infoniconista77@gmail.com. Non andate via perché concludo un attimo la presentazione per i saluti finali. Come vedete, non ci sono soltanto collegamenti intervallivi su cui discutere. È bellissimo sapere che il Monte Rosa ha anche dei collegamenti culturali tra il Piemonte e la Valle d'Aosta. E quindi questo rende tutto più bello, tutto più sublime. Il Monte Rosa è una bellissima montagna, ci sono delle bellissime vallate ed è un'arte che è tutta da riscoprire. Quindi visitate questo comprensorio perché sicuramente rimarrete soddisfatti non solo per i paesaggi, ma anche per le opere d'arte. Io vi ringrazio per l'attenzione. Potete contattarmi alla mail che vi ho detto anche privatamente su WhatsApp o su Messenger e speriamo di organizzare in futuro ancora per trovarci tutti insieme, delle belle presentazioni dal vivo. Un abbraccio, un saluto e un bacio a tutti. Arrivederci.